La premier italiana Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi le organizzazioni sindacali per trattare il tema delle riforme istituzionali, ma anche quelli economici, dalla delega fiscale all'inflazione alla sicurezza sul lavoro. Incontrando le organizzazioni sindacali, la Meloni dice di voler instaurare un confronto necessario e opportuno per dare un'organizzazione più cadenzata del lavoro. Sono convinta che dal dialogo e dal confronto, anche quando le posizioni sono distanti, possa venire un vantaggio. Mi interessano tutti i temi sollevati. Se avessi le risorse, avrei già fatto tutto. Si punta a questo incontro che si è svolto su tre elementi fondamentali: il potere d'acquisto, il piano nazionale di resilienza e resilienza, la previdenza ed il fisco. Il primo commento negativo è arrivato dal segretario generale della CGIL Landini, che dice: il giudizio non è positivo, i risultati non ci sono, non hanno date risposte alle nostre rivendicazioni. L'autonomia differenziata deve essere tolta dal tavolo perché fa danni a questo paese. E ci vuole una riforma elettorale seria. Tra l'altro, noi proseguiremo la nostra mobilitazione.